2.0 presenta Napoli Magazine. Saluto subito Paola Renina. Ciao Paola, buon pomeriggio. Allora, siamo pronti per questa partita di Dortmund? Beh, siamo prontissimi. La formazione partenopea ha la possibilità di accedere agli ottavi anche con un pareggio sul campo dei tedeschi. Certo che Borussia Dortmund per questa 5ª giornata, i giallolini sono in emergenza in difesa viste le pesanti assenze di Subotovic e Hamlet, e vengono anche dalla pesante sconfitta interna nello scontro diretto contro il Bayern Monaco in Bundesliga. Sentiamo, Paola, ti blocco perché sai benissimo, insomma, abbiamo l'ospite che ha i minuti contati, è vero senso della parola, è per noi un piacere parlare con un grande operatore ed esperto di mercato, quindi sicuramente speriamo ci dia qualcosa, ci dia qualche dritta, anche se già ho letto qualcosa ha detto sul Napoli. Buon pomeriggio e benvenuto ad Antonio Caliendo. Buon pomeriggio Caliendo. Buon pomeriggio a voi, buon lavoro. Allora, io subito vado al dunque, insomma, senza perdere tempo, senza fare giri di parole. Allora, chi è questo giocatore dell'Arsenal che il Napoli avrebbe quasi preso? Voi mi avete scambiato per Bigon, secondo me. non ho capito bene la domanda. Se c'è un'altra domanda da fare, va bene. Beh, si dice lei sappia qualcosa in proposito. No, io quello che so e quello che ho anche detto eventualmente è che in pratica De Laurentiis è uno che si è sempre mosso bene e lui sa benissimo che deve completare la rosa per allungare anche la panchina, e quindi perché è impegnato su tanti fronti, e se si vuole combattere per lo scudetto praticamente io so che i tecnici del Napoli sanno dove intervenire. Tra l'altro è andato via Mazzarri, ma ha preso un tecnico credo all'altezza della situazione, e quindi in pratica c'è solo da rinforzare questa rosa, e non lo so, io farei giocare un po' anche più Insigne, no? Abbiamo un prodotto locale lì che praticamente non ha niente da invidiare più a dei fuori classe, e non lo vedo impegnato diciamo per tutto il tempo che meriterebbe. Paola. Sì, intanto buon pomeriggio Caliendo. Il Napoli, come abbiamo detto, interverrà sul mercato e sembra deciso a farlo anche in maniera pesante, visto che c'è questo budget di 50 milioni di euro da spendere per un difensore centrale, un altro esterno dopo che pare quasi sembra conclusa la trattativa con Antonelli del Genova, e poi è arrivato Reveillé, e in più serve anche un centrocampista di qualità. Con Benitez il Napoli ormai è sempre più internazionale, sono tantissimi i nomi che si stanno facendo, accantonando e mettendoci un punto interrogativo su Mascherano, no? Che è praticamente il sogno dei partenopei. C'è anche Maxime Gonalons del Lyon, che sembra uno dei grandi obiettivi per il centrocampo del Napoli, ma già a gennaio. Lei cosa ne pensa? Ma io l'ho già detto questo, che penso che gli sforzi da fare sono sullo spagnolo, anche perché diciamo ce l'ho chiaro, Hamsik non sta dando quello che in pratica ha dato precedentemente, e in un momento così e per quello che il Napoli risente un po', ma se secondo me concentrarsi su quello che è lo spagnolo nostro del Barcellona, io penso che quello sarebbe il colpo veramente micidiale del Napoli, e che potrebbe naturalmente cambiare le sorti di questa squadra. Per quanto come l'ha cambiato, scusa se ti interrompo, ma come l'ha cambiato Pirlo per la Juventus? Certo, sono i giocatori che da soli veramente possono cambiare gli equilibri. Le ultime due domande, la mia è naturalmente su stasera. Benitez ha parlato non tanto di modulo ma di atteggiamento, ha detto è importante l'atteggiamento, a prescindere o meno se cambieremo modulo, ma è importante l'atteggiamento per una partita così delicata, ha ragione Benitez?
Io penso che Benitez, l'ho sentito e conoscendo un po' l'uomo, diciamo da tanti anni così, di come agisce, lui ha detto bene, è l'atteggiamento. L'atteggiamento vuol dire, che è quello che noto io, che i tedeschi sono praticamente gasati a mille. E sinceramente non vedo la stessa cosa nel Napoli, non lo so il perché, ma ho questa sensazione. È come se vede, loro partono già, penso che con un pareggio che andrebbe bene, tutto quello che è, ma come se io non so, vedessi come se non ci fosse la convinzione di andare lì per vincere, capito? Che poi esca un pareggio, va bene lo stesso. Certo. Paola, l'ultima. Io dico la sensazione che provo, ecco. Certo, certo. Paola, l'ultima. Sì, a parte il consiglio, quindi lo sforzo di puntare su Mascherano, per quanto riguarda la difesa, lei che consigli si sentirebbe da dare a De Laurentiis, se c'è un difensore veramente interessante, fattibile, che potrebbe prendere il Napoli, di cui ne ha molto bisogno? Ma io credo che questo non... La domanda non è posta secondo Spiriti, perché io non devo dare consigli a De Laurentiis, perché ha sicuramente i suoi tecnici, che se ha bisogno di consiglio, se avesse bisogno di consiglio. Però mi dà la sensazione che lui, diciamo, quando esce fuori, esce con dei nomi abbastanza convincenti, e quindi io non mi sento di dargli dei consigli. Però così, per un parere mio personale, io penso che gli sforzi, cioè in difesa, forse è il ruolo più ricercato in Europa. I difensori centrali sono praticamente quelli più ricercati, quindi non è facile andare su un nome importante da portarlo via a chi che sia, perché è un ruolo, diciamo, che la spina dorsale di una squadra che si basa sul centrale di difensivo, che adesso esca fuori rapidamente dalla difesa, con un mediano tipo Pirlo, un centrocampista regista, e praticamente una punta di tutto il riferimento. Ecco, quando uno ha tre uomini fuori classe in questi tre ruoli qua, se ci mettiamo anche degli esterni veloci, il gioco è fatto, non ci vuole mica tanto da scoprire, insomma. Non saprei dire il nome esatto, perché offenderei quello che è il lavoro certosino che fa durante l'anno il suo collaboratore Bigon. Grandi operatori di mercato si diventa quando si riesce a fare un catenaccio così ordinato e soprattutto redditizio. Non siamo riusciti a tirar fuori un nome ad Antonio Caliendo, che salutiamo, al quale auguriamo buon lavoro e appuntamento alla prossima. Grazie ancora, Caliendo. Grazie a voi, arrivederci e buon lavoro. E grazie ancora a Paola Lennina. Ciao Paola, giovedì prossimo incrociamo le dita per stasera. Sempre Forza Napoli, ciao. Giovedì. Ciao Paola, grazie. E continuiamo sempre al ritmo naturalmente molto molto veloce, perché insomma non vediamo l'ora che arrivino le 20:45, stadio Signal Iduna Park, ex Westfalen Stadion di Dortmund. Questa sera Borussia Dortmund e Napoli si giocano gran parte, una fetta importante di qualificazione agli ottavi di finale. Dopo, casomai, con Antonio Petrazzolo faremo un po' un po' di statistiche, nel senso che ci sono tante combinazioni di risultati che potrebbero favorire il Napoli pur perdendo, perché ricordiamo ancora una volta, con un pareggio il Napoli è già agli ottavi. Buon pomeriggio e benvenuto a Rosario Pastore. Ciao Rosario, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, e speriamo che sia un'ottima serata. E speriamo che non sia un Napoli come quello di sabato. Vabbè, il Napoli di sabato aveva molte cose da farsi perdonare, purtroppo. È un Napoli sul quale è meglio mettere una
una bella coperta e seppellirlo e cercare di non ricordarlo più, perché aveva tante di quelle lacune che non ne parliamo proprio. Però Rosario, ecco, io da lì però vorrei partire proprio per evitare di ripetere quegli errori. Sì, sono errori purtroppo dipesi un poco dalle condizioni, un poco dal fatto che io lo dico da sempre questo fatto, Benitez tende alla Coppa dei Campioni. Perché? Perché Benitez è un tecnico di valore internazionale, perché sa che la Coppa Internazionale è una Coppa Internazionale, è un allenatore da molto prestigio. Noi abbiamo fame di scudetti, noi vogliamo tornare ad essere campioni d'Italia. Se poi dovesse venire anche il resto va benissimo. Allora cosa è successo sabato, così per tornare a bomba? Ha tenuto Martens in panchina. Martens attualmente è il giocatore del Napoli più esposto, lo sappiamo, l'abbiamo visto. Martens è veramente un bel giocatore, è stato veramente un bel acquisto, e Benitez ha preferito risparmiarselo per stasera. Ma non dico che la colpa sia tutta di questa decisione, certo. Io dico anche del gioco del Napoli. Sono molte giornate che diciamo questo Napoli a centrocampo soffre, a centrocampo gioca con uno in meno, perché è un Napoli troppo proteso in avanti, troppo proteso all'attacco. Non si, oggi giocare con, come gioca il Napoli, con due punte, mezza punta, trequartista, eccetera, quello che è, non esiste, perché rimane in balia dell'avversario. Il Napoli non può fare tic-tic-toc nella propria metà campo e poi non riuscire a trovare uno sbocco. Sembrava il Bari, Napoli-Bari qualche anno fa, Ventura venne qui, si voleva prendersi il pareggio, 0-0 se ne tornò a casa col pareggio. Perché? Perché fece quel tipo, cioè il Napoli non riuscì a scardinare quella tattica avversaria. E quindi diciamo che come al solito è sempre lì in mezzo, no? Il discorso. Io dicevo, il centrocampo purtroppo noi abbiamo regalato sia con la Roma e sia col Parma un uomo in più al centrocampo. Il centrocampo è il reparto nevralgico di una squadra. Se a centrocampo tu soffri, è tutta la squadra che soffre. E quindi bisognerà qui Rosario, diciamo, nell'immediato si può porre rimedio soltanto diminuendo la linea delle mezze punte, quindi da tre portandole a due. Michele, sì, io ho letto per esempio che c'è ci sono due scuole di pensiero, no? sulla formazione stasera. C'è chi mette Zemaidi e c'è chi mette Pandev. Ora voglio dire, noi dobbiamo andare lì a giocare per il pareggio, nel senso non è che devi partire per voler pareggiare ogni cosa, perché sennò è il modo migliore per prenderne 5. Però dobbiamo cercare di stare più coperti possibili, no? Certo. Se abbiamo dei dubbi su Zemaidi o Pandev, allora non abbiamo capito niente. Voglio dire, Zemaidi è uno che a centrocampo ci può veramente garantire un qualcosina in più per stare un poco più accorti, per stare un po' più attenti. Ora voglio dire, noi regaliamo un Hamsik al Borussia ed è importantissimo, perché anche se Hamsik non è il giocatore nelle prime giornate di campionato, certo, però è un'assenza importantissima. Però anche loro regalano a noi due difensori come Subotic e Hummels, che sono due difensori di rango. Questa è una squadra che ha perso tre partite consecutive per Borussia, quindi dobbiamo tener conto di queste cose, dobbiamo tener conto che è vero che ha un attacco favoloso con Lewandowski e come si chiama? Royce sì. Che segnano gol a valanga, però è una squadra che lì indietro, Pep Guardiola lo ha dimostrato. Pep Guardiola, che è l'allenatore della squadra, no, ci ricordiamo il suo Barcellona, così che passavano la palla tra di loro, poi improvvisamente andavano in fondo. No, che cosa ha fatto Pep Guardiola? Li ha infilati in contropiede. Li ha infilati nella maniera migliore che potesse fare. Quindi voglio dire, il Napoli stasera non dovrà fare, per carità, come all'andata, dove qualcuno ha scritto giustamente che abbiamo il 60% di
di possesso palla per tutta la partita, ma non devono fare neppure come mi pare che sulla Gazzetta c'era questo riferimento, eppure come a Firenze, dove abbiamo avuto solamente il 30% di possesso palla, perché sennò questo è il modo migliore veramente di perdere. E il Napoli deve fare la sua partita tranquilla, sapendo che ha due risultati a disposizione rispetto a uno, e cercando anche di far sparire quel sorriso antipatico che ha il signor Klopp quando... Sì, ma veramente, guarda, è una cosa insopportabile. Klopp sembra che abbia inventato il gioco del calcio e dice: una sconfitta, ma a me non mi fa né caldo né freddo. Voglio vedere se arriva la quarta sconfitta consecutiva lì a Dortmund, dove sono abituati, dove l'anno scorso hanno perso solamente la finale di Champions e contro una signora squadra come il Bayern di Monaco. Quindi voglio dire, stia un po' nella cesta, Klopp. E magari domani ci facciamo qualche risata, spero, eh. Speriamo. Nel frattempo, Rosario, incrociamo le dita e... Sì, certo. Io, scusami, del turno, l'ultimo pezzetto che avevo scritto per Napoli Magazine, ho finito con un Oremus. Oremus, Michele. Per forza. Ma diciamo che, Rosario, se a noi napoletani ci tolgono anche questo, cioè la fine, no. Noi invece... Sì. Dobbiamo essere superstiziosi, le corna, i pulcinella vari, i gobbetti, ma tutto bene, ma l'importante è che ci arriviamo allo scopo. Infatti. Uno 0-0 e chi se ne frega, va benissimo. E così. Voglio vedere se poi il signor Klopp ride. Se continua a ridere, io mi ricordo solamente la sua faccia quando fu cacciato fuori alla partita d'andata. Non so, tu stesso dici: mi sono spaventato quando mi sono rivisto. Mamma mia, lo vedo bene. E salutiamo immediatamente il direttore di Napoli Magazine, Antonio Petrazzolo. Buon pomeriggio, direttore. Ciao Michele, buon pomeriggio. Sei pronto per Borussia Dortmund Napoli? Ja. Cosa ti aspetti da questa gara? Tantissimo da questa squadra azzurra. Momento particolare. Appunto, mi sono già calato nella realtà teutonica germanica. Io invito i tifosi del Napoli, a chiunque, ovviamente quelli presenti a Nola, appena vedrete Sibilla, uno schiaffo glielo potete dare da parte mia. Tra poco, alla fine della trasmissione, sarò come al solito in piazza. Anzi, più che altro una scorzetta. Una scorzetta, vabbè. Sì? Dicevo io. Sembrava che si rispondesse al citofono. No, mi era arrivata una comunicazione, non avevo sentito. Antonio, perché come al solito il nostro solerte regista Sebastiano Fericella ci ha comunicato che è pronta con noi Maurizia Cacciatori. Ciao Maurizia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao a tutti. Ciao grande. Come andiamo? Tanto bene. non proprio verissimo, però speriamo in una reazione dopo lo schiaffetto di Cassano di sabato sera. Il Napoli adesso deve reagire contro il Borussia Dortmund, vice campione d'Europa. Non è facile in casa loro, però ci proviamo, no? Sì, no, in effetti adesso è una situazione molto delicata, perché questa sconfitta col Parma davvero non ci voleva, poi in casa è una sconfitta che fa male, però ecco, visto e considerato che c'è questa partita così ravvicinata e così importante, comunque fare un buon risultato porterebbe un pochino più di serenità e ottimismo, ecco. È di sicuro il Napoli in questo momento è un po' un sì e no, non è molto convinto, diciamo, però insomma sono anche momenti, speriamo. Vero. Tra l'altro ti dico che molti ci chiedono: ma chi giocherà questa sera lì all'Iduna Park, che adesso cambiato nome, prima si chiamava Westfalen Stadion. Però ti dico, molti ci dicono probabile la presenza di Zemaili al posto dell'infortunato Hamsik. Questa è un'assenza pesante per il Napoli. Potrebbe esserci anche Pandev, ma al di là di chi scenderà in campo, cara Maurizia, qua vogliamo vedere dei fatti, quindi non parole. Esatto, sì, no, credo che fino adesso ci sono state tantissime giustificazioni, momenti no di alcuni giocatori, si è chiuso un occhio in determinate situazioni, come ad esempio su Anzi, che insomma poche sono state le partite dove davvero allora abbiamo visto ai livelli che conosciamo, perché insomma ci vuole, al di là, come hai detto tu, dei giocatori che scenderanno in campo, una prestazione insomma da Napoli che convinca proprio lasciandoci dei giocatori in campo, ecco.
Alizia, ti devo fare i complimenti per la tua partecipazione televisiva. Te le ho fatti anche su Twitter. Ti dirò che sono andata così perché insomma dovevo difendere Livorno, vivendo a Livorno, insomma è stata comunque una bellissima esperienza perché conosco comunque Nicola, conosco insomma l'ambiente, davvero molto molto carino, fanno lo sport in maniera divertente, ecco. Certo, a quelli che è il calcio, per chi non l'avesse visto, per quei pochi, ma diciamo che vedendo poi la risposta dei lettori, dei fan, dei tifosi, dei telespettatori e radioascoltatori su Twitter, soprattutto sul tuo profilo, poi leggevo commenti di tifosi del Napoli, quindi eri lì per ovviamente per il Livorno, però sì, no, ormai trapiantata. I tifosi lo sanno, purtroppo no, perché ci vivo volentieri, però sono a Livorno, quindi è logico che, poi considerando che Livorno anche non è un promosso, sta cercando di dare l'anima e sta facendo anche secondo me molto bene, ecco, per l'organico che ha, quindi insomma è giusto di fare anche per il Livorno, che tra l'altro non dà nessun problema al Napoli, diciamo. Vero, no, assolutamente. Sono due realtà completamente diverse, uno punta alla salvezza e uno punta, ecco, a non diciamo cosa perché portariella. Totalmente opposte. Maurizia, a proposito di quanto dicevi sull'importanza di incontrare il Borussia Dortmund subito, tre giorni dopo una bruciante, deludente sconfitta in casa, quante motivazioni ti dà? Ma secondo me è bene che sia arrivata una squadra di questo calibro già adesso, dopo questa bruttissima sconfitta, perché secondo me questa è la sconfitta più brutta del campionato, in un momento che davvero non ci doveva stare, però bisogna reagire, reagisci soltanto rigiocando, riproponendoti in campo con una migliore mentalità, senza dover aspettare, ecco, un'altra settimana dove comunque ci sono tante polemiche, tante tensioni, invece si taglia la testa al toro, si entra in campo. E poi diciamo, se il Napoli è una squadra che deve ambire a traguardi alti, deve comunque dimostrarlo subito, quindi insomma è inutile stare a aspettare, è giusto che comunque affronti una squadra come il Borussia, insomma, che è di altissimo livello. Ecco, adesso mi arriva un bel messaggio da parte di una mamma, tu sei una mamma, ecco. Quindi te lo leggo subito. Roberta ti chiede: ma Maurizio Cacciatori ha mai pensato di aprire una scuola di pallavolo a Napoli? Sarebbe davvero bellissimo. E in effetti ci ho pensato, non a Napoli, comunque vicino a casa mia, e se devo essere sincero, se la facesse a Napoli sarebbe davvero un trionfo grande, perché ho tantissime piccole fans che giocano a pallavolo, quindi sarebbe davvero divertente per me e super divertente per loro. Non si sa mai, magari in futuro, no? Guarda Maurizio, esatto. se mi dai l'ok io subito ti combino cominciare a fare un bellissimo camp estivo, quello sì. Posso pensare, allora, sarebbe bello davvero. Allora ci sentiamo in questi giorni? Fuori dalla trasmissione. Un attimo. No, lanciamoci sempre attraverso eventi, tempo, serate, feste, tutto. Via. Va benissimo. Tanto non ti ascolta nessuno. No, ma non c'è problema. Allora. Io da gente, non ti preoccupare. Ti prometto che nei prossimi giorni ti metterò in contatto, tra l'altro, con una persona. Vediamo se sei di parola, perché sennò martedì ti smentisco. Assolutamente, ti metterò in contatto. Martedì prossimo lo bacchettiamo. Ti metterò in contatto con una persona che conosci, tra l'altro, sì. Ex consigliere federale di pallavolo, è Guido Pasciari. Che sicuramente, guarda, questo vuole. Lui, tra l'altro, quest'anno si è avventurato nella Serie B femminile qui a Nola, quindi insomma, sicuramente a lui farà piacere e credo che si potrebbero fare belle cose. E anche a me. Benissimo. Allora ti arriverà sicuramente una telefono. Ragazzi, me lo dicevate prima. Roba che sorpresa. Veramente, veramente grande. Grande Maurizio Cacciatori. Maurizio, per chiudere, dato che poi ci ritroveremo martedì prossimo, non lo dico più. Non lo diciamo. Niente, perché è una partita difficilissima. Però dico, il Napoli deve stupirci, questo sì. Sì, deve stupirci, e poi ricordiamoci sempre anche le parole dell'allenatore Benitez, che dice: non vogliamo tutto e subito, cerchiamo di mantenere, che sono le classiche frasi degli allenatori, che però non sbagliano, nel senso, mettere troppa tensione, essere troppo pessimisti, poi dopo fa male alla squadra. Cercare di magari avere un attimino di serenità anche in momenti di difficoltà e sperare, ecco, come diciamo noi, che tutto vada come vogliamo.
Bene, incrociamo a Napoli. Si imprisa si impausa, come sempre. Esatto, incrociamo le dita. Nel frattempo mando un grande abbraccio a Maurizio Cacciatori. Ciao Maurizio. Un bacione, a presto. Ciao, ciao Maurizio, grazie. E vedi Antonio, abbiamo subito combinato questi appuntamenti con pallabolistici che vedranno Maurizio Cacciatori. Sono sicuro che si farà qualcosa, si organizzerà qualcosa di importante. Ma c'è benissimo Antonio, c'è il nostro grande Mario Zaccaria, il nostro Mister Z. Eccolo qua, Mister Z, oggi più che mai è con voi e con tutti voi e non solo con voi, sono con la mente e con il cuore, sono in Germania, precisamente a Dortmund. Io dico, Mario, Antonio, che se i calciatori del Napoli riuscissero ad assorbire il 10% della voglia che c'è tra i tifosi napoletani di vincere questa partita, beh, credo che, insomma, 6-7-0 in 5 minuti. Sì, è proprio così. Però, insomma, è come se tutti quanti soffiassimo da qui, da Napoli, per cercare di buttare questa benedetta palla dentro, ma certo è dura, ragazzi, è dura, ma bisogna avere fede. Un Mister Z davvero tecnico e statistico su napolimagazine.com, perché ci hai dato tutte le combinazioni possibili per il passaggio del turno, quindi tifosi da questa mattina con non dico una schedina in mano come però più o meno una specie, no, più uno meno uno differenza reti. Ragazzi, andate a leggere il pezzo di Mario in apertura su Napoli Magazine, perché ci sono tutte le possibilità. Sì, Antonio, io non la sono fatta la schedina, ce l'ho qui davanti agli occhi. Ho fatto tutte le combinazioni possibili e immaginabili, ma... La più probabile, secondo te, qual è? La più probabile è un bel pareggio. Fammelo dire. Lo dici no, più no. Da tifoso, Mario? No. Un po' c'è tanta scaramanzia, in questo gli ascoltatori mi capiranno, però, insomma, al di là della scaramanzia... io penso che comunque il Borussia c'ha una difesa completamente nuova, fatta solo da riserve, gente che non ha quasi mai giocato assieme, insomma c'ha un punto di debolezza. Poi è chiaro che dalla cintola in su è una squadra formidabile, non ci deve illudere il fatto che abbia preso 3 gol dal Bayern, perché il Bayern insomma in questo momento è anche al di sopra del Barcellona e del Real Madrid. Vero. E ho detto, direbbe Peppino De Filippo, buonanima, io ho detto tutto. E quindi, insomma, chiaro, la partita è quella che è. Allora facciamo una cosa, la andiamo a vedere proprio nel dettaglio, perché il Borussia Dortmund dovrebbe giocare con 4-2-3-1, Weidenfeller, Trepali, Kroos, Kreuz, Kel, Socrates, Papastatopoulos e Durm in difesa, Sahin e Bender davanti agli stessi, e poi Błaszczykowski, Mkhitaryan e Reus a sostegno di Lewandowski, anche se potrebbe esserci spazio per Aubameyang al posto di Błaszczykowski. La squadra è indubbiamente forte. Sì, io fra Błaszczykowski e Aubameyang francamente non saprei chi scegliere, perché tutte e due sono impressionanti, e soprattutto Aubameyang mi impressionò tantissimo nella partita di Napoli, dove giocò pochi minuti, ma in quei pochi minuti ci fece davvero vedere i sorci verdi. Però è una squadra che straordinaria, ripeto, dalla cintola in su, e quelle 3 mezze punte e quella punta da soli fanno veramente impressione. Io per questo dico che una volta tanto non so che cosa passi nella mente di Benitez, ma dico oggi nel mio solito pezzo del martedì su Napoli Magazine, dico che una volta tanto forse bisognerebbe fare un'eccezione rispetto alla regola, che pure capisco e pure per certi versi condivido e che comunque rispetto sicuramente, la regola di Benitez, che il Napoli è il Napoli. Quindi non cambia, secondo te? Io spero di sì, ma temo di no. Cioè, nel senso che spero che lui metta al posto di Hamsik infortunato, metta Zemaili. E che lo faccia giocare a fianco di Inler, davanti, poco avanti rispetto a Berami, che insomma fa il guardiano dell'area di rigore, per così dire. Perché così abbottonati, con il fatto che comunque Zemaila ha anche nelle sue corde la caratteristica, quella della ripartenza, anche abbastanza veloce, è un gran tiratore da fuori area,
insieme con Hiller, insomma tutte queste caratteristiche, anche buoni tempi di inserimento, però io ho questa sensazione, scusatemi se vi interrompo, che vedo anche le probabili formazioni di altre testate, sembra più una speranza nostra quella di vedere Zemaili a centrocampo che una certezza di Rafa Benitez, perché sì, lui ha spesso parlato anche in conferenza stampa alla vigilia del match di questa possibilità del cambio di modulo, ma lui non cambia, cioè io veramente, dovendo dare una percentuale, dico in questo momento siamo ancora a 60% Pandev, perché il sostituto di Hamsik nella testa di Rafa, quindi poi non so, magari cambierà idea durante la giornata, sarò smentito, però per ora vi devo dire quella che è una sensazione personale. Sì, io la penso come te, Antonio, la penso come te e detto con molta franchezza non sono d'accordo, intanto perché ritengo che partite nelle quali si gioca sul piano dell'agonismo spinto, come sicuramente sarà stasera alla lo vogliamo chiamare Signal Iduna Park, ma meglio che lo chiamiamo questo Palace Stadium, esatto, sì, Stadium è più bello, sì, riempirà meglio. Allora, in uno stadio dove si giocherà con un agonismo così spinto, io credo che Pandev, con tutto il rispetto per il giocatore, un grande giocatore eccetera, ma proprio caratterialmente non sia, poi stasera mi smentisce Pandev, fa due assist e tre gol e buonanotte al secchio, però idolo Andrea Pieri a Dortmund se questo accadesse per festeggiare, però io personalmente, ecco, credo che questa sia la partita meno indicata per far giocare almeno inizialmente Pandev, e comunque francamente io continuo a dire, ho fatto anche l'esempio di Mourinho che turandosi il naso nella semifinale della Champions, nella quale, che poi fu vinta dall'Inter, disse un certo Eto'o, tu oggi fai il terzino, sì, un certo Eto'o giocò praticamente da, non dico da terzino, ma da centrocampista aggiunto, e se perseguitava tutti i giocatori del Barcellona sul nascere dell'azione avversaria, cioè ci fu un sacrificio comune in quella partita che alla fine comunque portò l'Inter a vincere a passare quel turno, ad entrare in finale, dove poi ebbe la meglio, mi pare, sul Bayern, se non ricordo male, esatto. E vinse la Champions. Voglio dire, anche grandi squadre, anche grandi allenatori hanno fatto cose di questo genere in casi eccezionali. Mario, ti posso dare una certezza sulla formazione? Sì, gioca Reina. Vabbè, Reina sicuramente gioca, però so che è stato deciso a tavolino finalmente di far giocare dal primo minuto Dries Mertens, quindi sicuro gioca Mertens. Sì, vabbè, ma sai, Mertens onestamente come mai è stato si era anche, riposo, si era anche un po' capito, no? Si era capito anche per il fatto che l'ha fatto giocare solo pochi minuti col Parma. Ma perché? Cioè, l'uomo più in forma dell'attacco un po' messo da parte, no? Ma guarda, tu ti riferisci alla partita con il Parma, forse. Io credo che lui lì l'abbia preservato. Credo che l'abbia preservato perché anche in precedenza, non è che... Perché Mario, forse Benitez ha più questa visione internazionale del calcio, cioè a lui probabilmente interessa più la competizione internazionale che quella nazionale. Può essere anche questa una lettura? No, io non credo. Credo che le attitudini anche mentali e psicologiche di Mertens siano tali per cui lo vede come l'uomo giusto al posto giusto al momento giusto stasera, perché è abituato a certi palcoscenici, diciamo così, non tanto di grandissimo rango internazionale, perché nel PSV insomma ha fatto diverse partite a livello di coppe europee, ma insomma non ha mai ad altissimi livelli, perché la squadra chiaramente era buona, ma non era una squadra straordinaria. Però credo che anche sia insomma abituata anche un po' al clima, riesce poi ad essere pericoloso soprattutto in certe difese, come sicuramente sarà quella del Borussia stasera, non sono particolarmente granitiche, e lui ha la capacità, sinceramente anche forse un po' più di Insigne, di entrare nel cuore della difesa anche da posizione centrale, per esempio, cosa che Insigne soprattutto negli ultimi tempi tende a fare un po' di meno, perché ha quel suo modo di giocare un po' diverso, aspettamente. Sì, il tiro cerca di trovare il tiro a giro, oppure fa l'assist sulla punta che si è liberata al centro. Invece Mertens ha più questa capacità, diciamo così, nel breve, nello stretto, più centrale, di puntare direttamente verso la porta.
in una partita come quella di stasera, con una difesa rabberciata come quella del Borussia di stasera, credo che Mertens possa effettivamente essere un elemento determinante, anche perché sai, queste sono partite a livello internazionale nelle quali segnare un gol fuori casa soprattutto è qualcosa di molto importante, cioè riuscire a mettere dentro mette sempre l'avversario in una condizione numerica, diciamo così, aritmetica e anche psicologica molto difficile. Quindi credo che la spiegazione del fatto che lui si affidi a Mertens, io francamente non ne avevo alcun dubbio, sia proprio questa. Beh, quello che non posso escludere del tutto che Benitez forse è un po', come dire, c'è un po' questa fissazione che d'altro canto aveva anche un po' Mazzarri, cioè delle riserve fisse, no? Delle coppie, per così dire. Effettivamente lui Pandev lo vede come la riserva di Amsic, schierato da centrale dietro a Higuain con gli altri due esterni sui lati. Però chissà se proprio non dovesse sposare il lodo Zaccaria, cioè quello di quello di il lodo quello di mettere Gemayli in campo dal primo punto, se poi io non potrei escludere che potrebbe anche pensare di far giocare Insigne a Mertens dietro a Higuain e utilizzare Insigne e Calecon sugli altri due. Insomma è una partita a scacchi, è tutto da vedere. Beh, però facciamolo questo pareggio, ragazzi, come sia non è importante, strappiamolo con i denti. Assolutamente d'accordo, caro Mario, appuntamento a martedì prossimo come sempre con Mister Z. Assolutamente, ragazzi, ci sentiamo e speriamo che questa settimana ci sia sia una settimana allegra. Fino a mo' non è stato così, ma sottoscrivo in pieno. Anche perché voglio dire, nei momenti di difficoltà. Però Mario, forse è diventata leggermente meno amara dopo il pari anche della Roma, no? Sì, però questo è vero, sicuramente tutte le grandi gufate di ieri sera sono servite a poco. Però al di là di questo dico che insomma dobbiamo guardare a noi stessi, perché se il Napoli non continua a non andare bene, continua a fare due sconfitte consecutive, è chiaro che insomma guardare gli altri non è che possono rallentare più di noi se noi perdiamo sempre. Però il problema è che a volte nei momenti, diciamo, in cui si vedono gli spettri, i fantasmi di una crisi, poi proprio in quei momenti, insomma, nelle grandi squadre come sicuramente il Napoli è, guidate da un grande allenatore come sicuramente è Rafa Benitez, in certi momenti ci possono essere questi colpi di coda, questi colpi di estro, per cui invece di sprofondare nella crisi si riemerge con grande dignità, con grande estro e con grande passione. Quindi tutti incrociamo tutte le dita possibili e immaginabili e speriamo. Tocchiamo ferro, facciamo riti scaramantici, facciamo qualcosa, ragazzi. Cioè io tengo tutta la scaramanzia qua, c'ho il divano già pronto con i miei figli che si siedono sempre, uno il più piccolo al centro e il più grande a sinistra e io a destra. Abbiamo Calehon, Amsic e Insigne, sembriamo tutti e tre. Speriamo bene, ragazzi. Napoli Magazine. Caro direttore, mentre contattiamo, no, c'è, no, perché se sbagliatagli subito la testa. No, altrimenti insomma subito risentivamo le formazioni, ma io subito immediatamente porgo il collo. Fermo un attimo, perché io prima di annunciarlo sono davvero contento, perché ha compiuto una settimana la nostra piccola Aurora Occhiuzzi, quindi un bacio in fronte alla dolce e nuova arrivata di casa Occhiuzzi e al nostro caro amico Diego. Ciao Diego! Ciao Diego, auguri! Ciao a tutti! Vi ringrazio da parte di Aurora, che ancora non può parlare, ma manca poco. Ma si dorme? Si dorme. Diego, non lo dire, perché sai che in questi casi subito iniziano a fare chiacchiere del tipo fortunato, beato te, no? Vabbè, no, ma guarda, allora Diego, ricordati che siamo in radio, Michele, lo stiamo parlando a tre. Caro Diego, Antonio, che non ha avuto ancora la fortuna e il dono di avere un figlio, non sa che la prima domanda che si pone a un neopadre, sì, ma che un padre, no, in diretta a un neopadre pone, è ma si dorme, perché è la prima cosa che si dice solitamente, quindi è una domanda spontanea. No,
al di là di tutto, si dorme o non si dorme, la più grande, guarda, non è banalità, ma è la più grande gioia che si possa provare. Quindi io lo auguro veramente a tutti quanti di avere dei figli, perché io sono una settimana che non dormo, ma per la gioia, per la felicità, per la felicità, è sì, giusto, giusto. Sì. Diego, proviamo a parlare di argomenti più frivoli. Sì, quindi ovviamente, vabbè, anche se insomma non è che ci hanno regalato. Più frivoli nel senso molto più perché insomma. No, è chiaro, però noi da grandi appassionati di Napoli siamo intossicati da 2-3 giorni, perché non ci voleva questa sconfitta con il Parma. Arriva però subito il Borussia Dortmund per farci reagire. Diciamo la gara più difficile in assoluto che poteva capitarci in questo momento. Ma, sì, sicuramente. Io in realtà credo ancora che la sconfitta col Parma venga da una riconcentrazione, da una mancata concentrazione durante la fase preparativa della partita, ecco, perché probabilmente si stava già pensando alla gara col Dortmund e quindi non si è affrontata nel migliore dei modi, perché effettivamente abbiamo visto un Napoli veramente bruttino. Quindi io mi auguro che stasera veramente diano il 101% tutti quanti, perché questa è una partita che vale, non dico una stagione, ma quasi, è una partita fondamentale, una partita dove noi dobbiamo dare tutto, ogni secondo dobbiamo tornare a giocare aggressivi e soprattutto tornare a giocare come il Napoli sa fare. E come la giocheresti? Con chi al posto di Hamsik? Io con Zemali, io metterei Zemali, cioè in realtà io preferirei un centrocampista in più, giocherei con un attaccante in meno, in questo caso abbiamo Zemali e quindi sicuramente con Zemali, anche perché Pandev sinceramente non è che ci abbia fatto vedere grandi cose in questo periodo, quindi cambierei e non continuerei su questa strada con cui abbiamo giocato con il Parma. Giusto, ma posso chiederti, tornando invece all'argomento più serio, come ha reagito lo zio e il nonno a questa grande notizia? No, va bene, sono felicissimo, io direi è la più grande gioia, soprattutto per i nonni che finalmente riescono a godersi, voglio dire, dei bambini, perché probabilmente quando siamo nati noi non sono riusciti a godersi in pieno, quindi ora ci possono divertire, ci possono anche aiutare fondamentalmente, perché io tra i miei allenamenti e le mie cose varie è difficile che sono a casa, quindi io veramente colgo questa occasione per mandare un grande abbraccio al papà di Diego Chiuzzi, che è un uomo fantastico, quindi già lo vedo all'opera con la nipotina. Diego, però ti devo chiedere una cosa importante, sempre in chiave Napoli, perché tu giustamente prima dicevi di Zemaili che vorresti vedere in campo dal primo minuto, però qui serve una reazione da chi? Dal bomber, da Gonzalo Higuaín, perché avevamo Cavani alla passata stagione in grado di risolvere le partite da solo, Higuaín non attraversa un bel momento. Sì, no, sicuramente dobbiamo, anche lui deve dimostrare di valere, perché ha giocato benissimo le prime partite, dopo l'infortunio è tornato, ma non al 100%, non ha ancora dimostrato che può essere un uomo squadra totalmente, nel senso che la fase offensiva si può anche ridurre solamente a lui. Avevamo un grande giocatore che era Cavani, ora non c'è più, abbiamo lui e lui è altrettanto forte, ma deve anche prendere le sue responsabilità in attacco e deve dimostrare quello che vale. Questa è la partita ideale, voglio dire, c'è una partita difficilissima, ma io so che almeno quello che ho letto è che il Borussia non ha in campo tutta la difesa titolare e quindi c'è anche da potersi divertire. Io me lo auguro, non mi voglio sbilanciare, perché poi ogni volta che mi sbilancio non vanno proprio così bene le cose, quindi io non mi vorrei sbilanciare. Mi auguro veramente che facciano la partita della vita tutti quanti, compreso dai difensori agli attaccanti. Credo che loro devono capire che devono entrare in campo concentrati, dando ogni secondo il 100%, come siamo entrati con il Parma non va bene. Diego, quando qualche volta ti è capitato di perdere un trofeo, un torneo, un assalto importante, e avendo la possibilità di rifarti subito dopo, statisticamente, se ricordi, come
come sei andato? Sei migliorato? Hai avuto un periodo di flessione? Hai dovuto recuperare mentalmente le scorie della sconfitta? Ma guarda, io sinceramente sono un carattere particolare. Ogni volta che perdo, come finisce la mia gara, non vedo l'ora che ricominci un'altra per potermi poi rifare subito. Credo che questa faccia la differenza, ecco. La cosa fondamentale è capire i propri errori e ripartire immediatamente con più voglia di prima. Secondo me, occhio sia un signore, non si può dire in diretta come si reagisce alla sconfitta, perché penso che chiunque, no? Non è dire, tutti quanti, però quello che è importante è rientrare poi subito dopo con la voglia di bravo. Io quando perdo con un avversario non vedo l'ora di rincontrarlo alla gara dopo, lo stesso avversario, per poterlo battere. Bravo, così si fa. Caro Diego, un abbraccio forte, a martedì prossimo, ancora auguri da parte nostra. Forza Napoli ragazzi, grazie, ciao Diego, grazie a te. E salutiamo subito il collega del Roma, Giovanni Scotto. Ciao Giovanni, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Michele, buon pomeriggio Antonio, un saluto a tutti. Ecco Giovanni, dovete sapere che io ho interpellato alla vigilia di questa trasmissione, come faccio sempre con tutti gli ospiti, dicendo di caro Giovanni, poi in diretta ci darà la formazione ufficiale del Napoli, vero Giovanni? Sì, ma tu mi vuoi far spaventare. Eh no, però mi devi dire anche la risposta che mi hai dato. Esatto, ho detto che prendo il panarello per fare, quindi tipo tombola, visto che ci avviciniamo al Natale, perché la formazione del Napoli ad oggi la puoi fare solo così, perché certo. Antonio lo sa bene. Però ti posso dire, caro Gianni, che non attraverso Benitez, ma ho avuto una soffiata che molti diranno, vabbè è facile, dicevi Reina a questo punto, però so che hanno deciso a tavolino di far giocare al primo minuto Dries Mertens, quindi almeno questa dai, la possiamo dare. Esatto, sì, questo è sicuro, questa in effetti la sapevo anch'io, però in realtà i dubbi veri, almeno uno cioè, riguarda quello tra Gemayli e Pandev come sostituto di Hamsik, e quindi forse anche questo 4-3-3 di cui qualcuno parla, che potrebbe dare un po' più di densità al centrocampo con Gemayli a fianco di Hiller e di Berami, oppure Benitez potrebbe schierare ancora Pandev come visto con il Parma. Non so se conviene fare questa scelta visto il rendimento non proprio eccezionale di sabato sera dello stesso Pandev, ma anche di tutta la squadra. E comunque in ogni caso poi la difesa dovrebbe, credo, vedere ancora Britos come partner di Albiol, però Fernandez, ecco, qui sembra essere arrivato su qualche indicazione dalla Germania. Fernandez in realtà pensa potrebbe giocare lui, insomma c'è una minima possibilità che possa esserci lui al fianco di Albiol. Però Benitez non schiera, quando fa gli allenamenti non distribuisce le pettorine in base poi a quelle che saranno le sue scelte in campo, come fanno un po' tutti gli allenatori, e quindi diventa veramente impossibile indovinare la formazione al 100%. Vero. Giovanni, secondo te potrebbe partire lo stesso Gemayli al posto di Hamsik nella posizione di Hamsik, visto che i due giocatori qualche caratteristica simile, non so, i tempi di inserimento ce l'hanno simile, quindi far partire comunque Gemayli, che a partita iniziata potrebbe anche servire come terzo centrocampista, quindi cambiando il modulo da 4-2-3-1 a 4-3-3. Sì, sono d'accordo con te Michele, io penso che se Napoli ha davvero un sostituto di Hamsik in quanto a caratteristiche, questo è proprio Gemayli, perché come dicevi tu giustamente ai tempi di inserimento, sì, forse è chiaro, qualcosa paga rispetto allo slovacco, ci mancherebbe, però effettivamente lo può sostituire, e l'ipotesi del 4-3-3 che, insomma, di cui si parla a me non convince molto a gara diciamo sin dall'inizio, voglio dire. Bravo. Perché credo che un cambio di modulo andrebbe un po' lavorato, insomma ci vorrebbe un po' di tempo. Bravo, ci vorrebbe bravo. Qualche allenamento, ecco, Benitez mi pare che più di una volta abbia sottolineato che non sta avendo il tempo di lavorare con la squadra tra impegni del Napoli, impegni delle nazionali, quindi anche io penso che alla fine la possibilità più alta è quella di vedere Gemayli al posto di Hamsik, ma nella posizione di Hamsik, quindi diciamo come trequartista, ed eventualmente poi in fase di ripiegamento Gemayli è uno che non si risparmia, infatti va è più centrocampista di Hamsik d'altronde. Vi dirò ragazzi, esatto. Io lo ripeto, sembra più una nostra un nostro auspicio più che
un'indicazione vera di Benitez questa di vedere Zemaili, perché non c'è, cioè lui non ha dato grosse indicazioni sotto questo punto di vista, nemmeno durante la conferenza stampa. Sì, è vero anche questo, però pare che insomma Benitez abbia condiviso un po' qualche perplessità sul centrocampo visto con il Parma, parlo di fase di copertura, insomma, dove è stato dato un po' di spazio a Cassano, soprattutto a Sansone, e magari ecco vorrà coprirsi un po' di più. Io riguardo Vandev, io penso che possa giocare ovunque Vandev, quasi ovunque, però proprio lì da trequartista dietro la prima punta onestamente non mi convince, perché lui è uno che ama anche girarsi, ama creare spazio, insomma io lo vedrei meglio come seconda punta o al massimo ecco come attaccante esterno, come ha giocato tante volte, però messo lì dietro al centro francamente mi sembrava molto distante da Higuain, insomma faceva un po' di fatica anche lui, quindi io non andrei a riproporre questa soluzione, ma naturalmente è Benitez che deciderà. Staremo a vedere, però caro Giovanni io ti mando un abbraccio, ovviamente appuntamento a martedì prossimo, ti possono seguire come sempre sul Roma i nostri radioascoltatori, i nostri seguaci su Twitter, Scotto Tweet, ma anche scalciomercato.com, vero Giovanni? Esattamente, che avrà la bontà di seguirci, chiaramente mi farà piacere, ci farà piacere. E io ti ringrazio. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.